Che mi chiamate? Ciao a tutti, purtroppo sono Filippo Oltrequando e bentornati nello spazio Logo Mono. Ragazzi, solo due parole. Ma seriamente? Ma pure io che ne parlo qua e mi faccio prendere a batticulo sui social dicendo che mi sembra inutile parlarne quando effettivamente ne parlo pure io. Pomo della discordia della settimana, i nuovi look di alcuni eroi DC Comics, annunciati per i prossimi mesi. Dovrebbero seguire l'evento fumettistico Convergence, che avrà come protagonista Brainiac e la sua collezione di città miniaturizzate e messe sotto vetro, come Under the Dome. Ma la cosa che fa discutere sono soprattutto i look di Batman, che in effetti ricorda il grande Ratzinga di Leo Ortolani e una dozzina di altre cose buffe, e Superman, che adotta un look minimalista, in parte simile a quello di Superboy, in parte simile alla sua versione più giovane riscritta da Grant Morrison all'inizio dei New 52. Scott Snyder, attuale sceneggiatore della serie di Batman, nelle interviste trolla e si dice entusiasta della libertà accordatagli dalla DC a lui e al disegnatore Greg Capullo per questa evoluzione nella mitologia dell'uomo pipistrello. Potrebbe, dicono, non esserci più Bruce Wayne sotto la maschera. Cazzo! Che novità! È vero che sono passati 20 anni dalla storia di Bane, della schiena spezzata, di Azrael, di Jean-Paul Valley e del Batman con il costume robotico, ma dico, svegliamoci, è una minestra riscaldata. Il gioco ormai è scoperto. Le grandi produzioni di fumetti seriali puntano su una vita di lettore medio molto corta. Avete presente gli alieni Okampa della serie televisiva Star Trek Voyager, quelli che vivevano soltanto 8 anni? Ecco, dopo pochi anni, una generazione di lettori è considerata estinta e si ricomincia, punto e a capo, a presentare le vecchie cose, i vecchi colpi di scena, i presunti stravolgimenti, sconvolgimenti temporanei, che vengono presentati a questi presunti nuovi lettori come qualche cosa di epocale e sconvolgente, ma che dureranno un tempo fisiologico per tornare a uno status quo iconico. Non si discute. Noi che abbiamo un'età ed evidentemente abbiamo anche dei seri problemi che ci inducono ad andare avanti nonostante tutto, dobbiamo dibatterne per forza. Ovviamente non ce l'ha prescritto il dottore, eppure ci ritroviamo a farlo. Superman in blue jeans che non si può guardare, e Wonder Woman che più coperta non si può, e Batman che sembra una brutta copia dello Zetman di Masakatsu Katsura, e così via. Mi dicono, lo sappiamo che sono cose che non durano, ma restano brutte da vedere. Sì, mi sfugge di dire, come la cacca dei cani per la strada, ma di solito non leggo decine di commenti scandalizzati per questo. Vuol dire che i contatti migliori dei miei, io li leggo e come? E senza che te ne accorgi, è flame. Stai quasi litigando per una stronzata di fumetto. Ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Sono un coglione! Ragazzi, i fumetti sono una cosa bella, possono essere intrattenimento, possono essere spunto di riflessione per argomenti seri, ma preoccupiamoci un poco di noi stessi. Perché lo facciamo? Perché commentiamo e dibattiamo sul vuoto spinto, su argomenti che dovrebbero essere ormai scontati, di cui conosciamo già le risposte? Perché? Perché lo faccio io? Io non lo so, non mi so interpretare. È un virus? È una nevrosi? Se qualcuno di voi ha la risposta, fatemela sapere, commentate e parliamone.
Secondo me, in fondo, non siamo altro che ingranaggi in un meccanismo commerciale. Basta ungerci un poco e ci mettiamo a girare, a vuoto. E sapete cosa penso? Che un giorno Superman tornerà a indossare le mutandine sopra la calzamaglia. Vogliamo scommettere? Au revoir!